Buongiorno. Buongiorno. Posso chiedere a lei? Sì, mi dica. Vorrei un romanzo per mio cognato. Età? 35 anni. Professione? È un esperto di comunicazione. Bene. Avrà un hobby? Non lo so. So che legge. Oh, esattamente quello che cerca. È una storia molto vincente. Un grande amore che supera ogni ostacolo e trionfa sulle meschinità del mondo. Lei è una telegrafista. I suoi consigli non cessano di stupirmi. Anche questo era bellissimo. L'ho già finito. L'ho divorato. Sono fatto così, quando mi piace qualcosa non riesco a fermarmi. Me ne dà un altro, per favore. Insieme dopo. Va bene. Grazie. 4 romanzi in una settimana. Comincio a dubitare che lei li legga veramente. Ah, beh, mi metto alla prova. Mi interroghi. Vediamo. Robby, mentre parla con Cecilia davanti alla fontana in giardino, rompe qualcosa. Lo so. Un antico vaso di porcellana dello zio Clem. Cecilia si spoglia e si tuffa per recuperare il calcio. Troppo facile. Beh, sono pronto per la seconda domanda. Va bene. Che errore fa Robby quando scrive la lettera per Cecilia? Ne scrive una, bensì 2. Poi per distrazione consegnerà quella sbagliata, ma alla fine non sarà un errore perché grazie a quella lettera lei lo bacerà e tra loro due scoppierà la passione. È molto bello quando lei gli dice: dove trovare scampo? Tu riempi il mondo. Non posso fuggire che in te stesso. In effetti è molto bella. Mm-hmm. Quando lo dice? Ah, non se lo ricorda? No. Ah, beh, forse dovrebbe rileggerlo. E ne cerco un altro? Sì, sono qui apposta. Credo le piacerà. È sempre sul tema dell'espiazione? E ha qualche parentela con... L'unica parentela è che li ho amati entrambi. Scusa, c'è Gustavo al telefono. Mi scusi un attimo. Sì, certo. È un libro veramente speciale. Purtroppo la sua opera seconda c'ha un...